Aprire un'etichetta discografica ne vale veramente la pena? Cari amici tanzanini, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Elena Tanz, sono una DJ e un'imprenditrice nell'ambito della musica. Oggi voglio svelarvi un segreto. Non serve avere un'etichetta discografica per pubblicare le vostre canzoni. Infatti non serve avere un'etichetta per vedere le proprie canzoni pubblicate sui vari siti di digital download o di streaming. Basta semplicemente avvalersi di uno dei vari e tanti portali di distribuzione che appunto fanno sì che le vostre produzioni vengano distribuite in rete, vendute e streammate. Veniamo quindi al succo della domanda del video: conviene o non conviene avere un'etichetta discografica al giorno d'oggi? La risposta è no, ma dipende. Se sei piccolino e vuoi aprire una tua etichetta indipendente e pensi di poter campare solo ed esclusivamente vivendo di vendita musicale, è molto difficile, soprattutto nei primi periodi, che tu riesca a coprire le spese di gestione con gli incassi. Lo streaming e le vendite digitali sono veramente pagate una miseria. E a meno che non si abbia un buon giro di distribuzione per vendere anche supporto fisico, il gioco non vale la candela. Infatti, i costi di gestione di un'etichetta discografica sarebbero nettamente superiori a quelli degli incassi, a meno che nel tuo catalogo non ci siano svariate hit che ti permettono appunto di arrivare al pari o a superare appunto i costi di gestione. Avete mai fatto caso che le emittenti radiofoniche nazionali, ovvero i grandi network come possono essere quelli che includono Radio DJ, Radio 105, Radio Capital, R101, Kiss Kiss, insomma le radio che hanno maggiori coperture, che arrivano un po' a coprire tutta Italia, nel 99,9% dei casi sentite più o meno sempre le stesse canzoni, sempre gli stessi artisti, e la distribuzione di queste canzoni arriva generalmente sempre e solo da major. Quindi, ad esempio, Universal, Sony, Warner, ecco, loro hanno la possibilità di influenzare letteralmente il mercato anche radiofonico, perché hanno sia gli artisti, magari quelli provenienti dai vari talent che fanno poi gli album, le canzoni, oppure gli artisti più grossi che arrivano anche dal passato, e soprattutto hanno il potere economico di poter comprare gli spazi all'interno delle programmazioni radiofoniche, quindi permettere che il proprio catalogo possa essere programmato all'interno appunto delle emittenti che hanno un maggior numero di ascolti. Questo ovviamente fa sì che le canzoni che verranno più passate, che la gente ovviamente a furia di sentire andrà a cercare, sono sempre quelle provenienti da questi grossi colossi della musica. È veramente raro, per non dire impossibile, che un brano di un'etichetta indipendente sia riuscito ad andare su un network nazionale. Potete avere la canzone più bella del mondo, stupenda, fatta benissimo, con un'ottima produzione, ma di fatto, se siete una casa discografica indipendente, è molto molto raro che il vostro disco possa passare su un network nazionale, a meno che non riusciate a stipulare delle sorte di collaborazioni con le major, che quindi vi riescono a far entrare in rotazione nei palinsesti. Ci sono poi dei brani, parliamo ad esempio di Children di Robert Miles o dello stesso Amour Toujours di Gigi, che vengono rispolverati attraverso delle cover o ripresi da altri artisti magari del momento, proprio per continuare a generare altri proventi sempre dal catalogo appartenente alle major. Lo so ragazzi, è una vera e propria mafia, ma il mercato funziona così, almeno per il momento così, e quindi se voi pensate di aprire un'etichetta discografica e di vivere solo di proventi dalla vendita delle vostre canzoni, è praticamente impossibile. Se andiamo indietro, negli anni 90 o 2000, la situazione più o meno era sempre la stessa, però c'era leggermente più spazio per quanto riguarda le etichette. Facciamo un esempio, prendo un disco a caso, che ne so. Prendiamo ad esempio questo disco, che non lo nomino, però è uscito su New More Money, e questa era un'etichetta che era indipendente, era piccolina, però ha avuto spazio comunque nel mercato discografico. Ad esempio ha prodotto i Brothers, ha prodotto vari artisti che comunque hanno fatto successo, e c'era leggermente più spazio. Ad oggi anche etichette come queste, che quindi hanno un catalogo, un background
abbastanza di rilievo. Pensiamo anche alla stessa Media Records. Queste microetichette, anni 90 e 2000, che avevano un catalogo anche importante con delle hit, pensiamo alla Media Records, pensiamo ad esempio anche a questa New Mormone o a tutte quelle degli anni 90, la Proprio, insomma ce ne sono veramente tantissime, sono veramente pochissime quelle che sono rimaste ancora attive e che riescono a vivere proprio di produzione musicale. Mi viene in mente probabilmente solo la Time Records, che è riuscita a farsi strada attraverso le collaborazioni anche con le major, ovviamente, quindi è riuscita a tenere in piedi la propria struttura, ma tutte le altre hanno chiuso proprio perché i costi di gestione di tutta la baracca, diciamo così, sono superiori rispetto a quelli degli incassi dalle vendite. Ma il fatto che il mercato discografico sia predominato da una sorta di mafia legalizzata, questo non vuol dire che una persona che crede in quello che fa e nel proprio mestiere non possa aprirsi la propria realtà musicale. È ovvio che anch'io, se dovessi vivere solo ed esclusivamente dei proventi derivanti dalla vendita della mia musica, tutta la struttura non starebbe in piedi, ma io ho voluto dare una visione differente a quella che è la mia etichetta discografica. Tutti noi abbiamo uno strumento fondamentale, accessibile a tutti, e questo strumento si chiama internet. Io ho creato la mia Label Epoch non con la convinzione di vendere e di vivere solo della vendita della musica, ma ho voluto creare intorno a lei una realtà molto più ampia. Quindi è sì l'etichetta con la quale pubblico le mie canzoni, vendo e distribuisco i miei prodotti musicali, ma con la stessa Label Epoch vengono gestiti anche tutti i miei spettacoli live, una volta quando si potevano fare. E non solo, gestisce anche tutti i contenuti, tutta la pubblicità, la promozione, la collaborazione con le aziende che faccio sui social network e quindi anche i contenuti che vado a pubblicare sui social in rete. Quindi la mia visione non è tanto solo musicale, quindi vendita musicale e basta, ma una concezione un po' più ampia. Ecco, in questa ottica io ritengo che sia assolutamente gestibile una realtà di questo tipo, va a creare un mondo, non solo un unico senso, ma crea una realtà intorno a quello che è la filosofia, insomma, della mia azienda. Ma così facendo ho la grandissima possibilità di avere la libertà di poter pubblicare ciò che mi sento di pubblicare, le canzoni che per me rappresentano qualcosa e non sono frutto solo esclusivamente di business e di congegni per poter guadagnare di più. Quindi cerco di portare avanti la mia filosofia secondo la mia etica e anche grazie al supporto delle persone. Quindi, venendo al nocciolo del discorso, se la vostra intenzione è di aprire un'etichetta discografica, vivere solo di musica e fare i VIP con le persone che vi seguono, state già fallendo all'inizio. Se invece la vostra idea è quella di aprire una realtà che segua il vostro stile, la vostra musica, la vostra filosofia e si impegni su più fronti, allora forse potrebbe valer la pena. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, l'abbiate trovato utile. Io vi aspetto lunedì sempre alle 18 con un nuovo video Storytelling Tanz Life. Vi invito come sempre a seguirmi su Instagram e a unirvi alla mia Tanz Family su Telegram, un gruppo di persone veramente speciali che condividono l'amore per la dance music e condividono appunto ogni giorno la propria quotidianità. Io vi mando un grosso bacione, vi ringrazio per avermi guardata e ci vediamo lunedì. Buona musica! What else? Not to say.